Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina, e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara il pane arabo kobez. Sapete cos'è questo pane? È un pane meraviglioso conosciuto in Medio Oriente, che si può trovare in forme, spessori e ripieni diversi a seconda del paese. Si tratta di un pane che in cottura si gonfia incredibilmente, diventa proprio come un palloncino. Dentro forma una sacca d'aria completamente vuota che può essere farcita di qualsiasi cosa, passando dal salato fino al dolce. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara questa meraviglia araba. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 500 g di farina zero, 290 ml di acqua tiepida, 9 g di sale, 30 ml di olio evo, 7 g di lievito secco e un cucchiaino di zucchero. Per prima cosa versiamo nell'acqua il lievito e lo zucchero, poi li mescoliamo per bene e lasciamo agire il nostro lievitino per 10 minuti. Passati 10 minuti prendiamo una ciotola più capiente, ci mettiamo dentro la farina e il sale, poi mescoliamo tutto per bene aiutandoci con un cucchiaio. Poi aggiungiamo il nostro lievitino, guardate com'è diventato bello. Lo togliamo per bene con il cucchiaino, poi aggiungiamo l'olio e iniziamo a impastare con le mani. Quando vedremo che il nostro impasto avrà raggiunto questa consistenza, lo trasferiamo sul nostro piano da lavoro e lo lavoriamo sempre con le mani per circa 10 minuti o finché non diventerà liscio ed omogeneo. Quando il nostro impasto avrà questo aspetto, dopo circa 15 minuti di lavorazione, creiamo una palla applicando un pochino di pirlatura. Poi lo trasferiamo in una ciotola più capiente unta d'olio, facciamo arrivare l'olio anche sopra il nostro impasto, copriamo con della pellicola alimentare trasparente e lasciamo tutto a lievitare a temperatura ambiente fino al raddoppio. Ecco come si presenta il nostro impasto dopo ben un'ora di lievitazione. È venuto veramente bello, ragazzi. Ora spolverizziamo leggermente il nostro banco di lavoro con della farina. Ci trasferiamo sopra il nostro impasto con molta cautela. Poi, aiutandoci con una bilancia, lo pesiamo. Il nostro impasto pesa 820 grammi. Ora lo andiamo a dividere in 8 parti uguali. Dopo aver diviso il nostro impasto in 8 pezzi, creiamo delle palline, le mettiamo da parte, le copriamo con della pellicola alimentare trasparente e le lasciamo a riposare per 5 minuti in modo che si rilassino. Dopo aver messo a riposare tutte le nostre palline, accendiamo il forno al massimo, il nostro arriva a 240 gradi, e mettiamo una classica teglia nel mezzo, in modo che si scaldi insieme al forno. Passati 5 minuti di riposo, prendiamo le palline in base a come le abbiamo create, quindi prendiamo la prima pallina che abbiamo fatto, la mettiamo sul nostro piano di lavoro spolverizzato con della farina e la iniziamo a stendere finché non formiamo un cerchio. Raggiunto uno spessore di 4-5 mm, prendiamo una piccola teglia e ci mettiamo il nostro impasto sopra, in questo modo, pronta per essere messa nel forno. Poi possiamo trasferire il nostro disco nel forno e lo lasciamo cuocere per 5 minuti, ossia finché non vediamo che inizierà ad alzarsi e dorarsi. Ed ecco qui il miracolo, ragazzi, come potete vedere è venuto bellissimo. Continuiamo così finché non li finiamo tutti e mi raccomando, li dobbiamo stendere uno alla volta e metterne solo uno alla volta nel forno. Ma guardate com'è venuto bene il nostro pane, ragazzi! E noi volevamo farvi vedere anche come si presentano all'interno. Come potete vedere sono completamente vuoti, ragazzi. Dentro c'è una sacca d'aria che può essere farcita di qualsiasi cosa. Ora la mia mamma mi sta riempiendo la sacca interna d'aria
con un accostamento che a me piace veramente tanto, ossia salmone e avocado. Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci gustiamo questa meraviglia di un pane arabo. Prima voglio assaggiarlo da solo in modo da sentire com'è. Che dirvi ragazzi? Ha un sapore molto particolare, è leggero, morbido e veramente si appresta ad essere riempito di diverse cose, come nel mio caso il mio accostamento di salmone avocado. E adesso lo vado a mangiare tutto insieme. Vabbè ragazzi, è veramente qualcosa di spettacolare. Il salmone è buonissimo, saporito, si scioglie letteralmente in bocca, l'avocado va ad aggiungere al tutto una nota di freschezza e il pane completa il tutto con la sua leggerezza e il suo gusto particolare. Insomma ragazzi, veramente stratosferico, assolutamente da provare! Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi: se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti, come speriamo anche che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi, e mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche.